Ci sono le compatibilità economiche da mantenere e quindi gli anziani devono aspettare e aspettano e aspettano e i familiari aspettano, aspettano, aspettano un posto in una struttura, aspettano un ricovero di sollievo, perché non è possibile continuare ad andare avanti. Io esco, mio padre sta a casa, mio padre esce, io sto a casa. Non abbiamo più una vita. Io parlo di me, ma potrei parlare di centinaia, di migliaia di persone che sono in questa situazione. E allora io credo che una società che non trova i fondi, i soldi, questi maledetti soldi, per occuparsi delle persone che più hanno bisogno di cure, non è una società umana. Io credo che noi oggi stiamo vivendo una situazione terrificante a livello economico, ma guarda un po', i tagli vengono sempre fatti sui più deboli, sui portatori di handicap, sui malati che non sanno più camminare. È una cosa indescrivibile. Pensate che io tutti gli anni devo andare a fare la richiesta dei pannoloni, come se mia mamma da un momento all'altro si rimettesse a star bene e andare in bagno da sola. E poi c'è la solitudine, anche la disperazione talvolta. Quella pesa, e portarla su e giù dalle scale, sono poche le scale che devo fare, ma è pesante. E mia mamma mi guarda, ed è la mia bambina. E mio papà mi guarda, e anche lui fra un po' sarà il mio bambino. E io sono l'unica che può seguirli. Una volta c'erano le famiglie a cipolla, per cui famiglie patriarcali, in cui c'erano sorelle, fratelli, si davano un po' una mano. Adesso abbiamo la famiglia a banana, figli unici, io figlia unica, mio figlio figlio unico. Se io mi ammalo, mio figlio dovrà guardare tre persone. E allora credo che la società, quando ci sono dei cambiamenti così epocali, visto e considerato che in Italia l'aspettativa di vita è una delle più alte al mondo, deve adeguarsi a quelli che sono i cambiamenti sociali. E i cambiamenti sociali vuol dire indirizzare più risorse verso un comparto, che in questo momento è quello degli anziani. Noi a Nichelino abbiamo 100 anziani in lista d'attesa per una struttura e abbiamo 150 anziani che stanno aspettando l'assistenza domiciliare. La Regione in 3 anni ha tagliato 1.800.000 euro. I servizi non possono essere erogati dal volontariato. I servizi sono erogati dall'ente, ma se l'ente non riceve i soldi, come fa? E allora deve comprimere. Non ci sono più i ricoveri, si comprime l'assistenza domiciliare, si comprime anche l'assistenza ai bambini e alle famiglie. E quindi quando tu hai 700.000 euro in meno in 3 anni per l'assistenza domiciliare, ma cosa vuoi fare? Dove vuoi andare? Che risposte puoi dare? Allora io credo che noi dobbiamo prenderci cura di chi è più sfortunato e dobbiamo sostenere le famiglie, perché le famiglie vanno fuori di testa. Io non so se voi sapete cosa vuol dire avere un malato di Alzheimer. Il video lo faceva un po' sapere, dimostrava come, ma guardate che fin quando non ci sei dentro non capisci la disperazione, la rabbia e l'inutilità di tante spese che si fanno, che potrebbero essere veicolate a sostenere le famiglie e i malati. Grazie.